Io questi video spesa ho deciso di ricominciare a buttarli dentro al mio canale e sono di nuovo tornata al Lido. Mi sono fatta questa passeggiata dei 20 minuti che mi piace a me in mezzo al parco, bellissima. Adesso ho comparato che c'è questo Lido dall'altra parte del parco dopo quasi 7 anni che vivo in questa zona. Questo è un video Lido svuota la spesa ma un po' particolare perché ho comprato roba per cena e per pranzo. Ma in particolar modo sembra, poi me ne sono resa conto mentre passavo alla cassa tutta la roba, sembra un svuota la spesa, tutti gli snacks meno salutari che potevo comprare. No, in realtà non sono esattamente meno salutari, però mi sono resa conto che il 50% di questa spesa sono snacks. Facciamo una premessa. È vero che ho deciso di mettermi a dieta o comunque mangiare molto meglio perché dicembre ho fatto letteralmente schifo. Ed è anche vero che io normalmente pranzo e cena mangio abbastanza sano. Vorrei aprire una parentesi: una persona in un commento mi ha scritto: con tutte le schifezze che mangi, non capisco come fai ad non ingrassare. Questo perché vede che una volta, forse una volta o due al mese, io metto un video dove vado a mangiare roba magari un po' più, cioè una volta o due al mese, tre. Guardate che i video che mettiamo, non solo io, ma tutti chi fa video, non è che rappresentano tutti i giorni della nostra vita. Volevo chiudere questa parentesi. Quindi io mangio normalmente abbastanza sano, pranzo e cena, verdure, proteine, raramente dei carboidrati. Però ho bisogno durante la giornata di avere degli snacks. Snacks che possono essere, tra virgolette, anche salutare un pezzo di formaggio perché comunque mi tira su, è proteico, ha i grassi, tra virgolette, giusti, passatemi il termine, ma a volte mi piace anche qualcosa tipo cioccolato fondente, il Kit Kat fondente, mi piace, mi piacciono crisps and popcorn, ok, però io devo avere quello snack, altrimenti finisce che poi lì mi sale la fame nervosa, la fame quella che non ti controlli perché non ho avuto quel piccolo piccolo treat della giornata e quindi ho fatto questa spesa, tra virgolette, per fare una specie di scorta di piccole cose da portarmi anche al lavoro e durante la giornata magari mangiare qualcosa. Però ho preso anche della roba da mangiare normalmente perché adesso vi dico cosa faccio questa settimana. Di nuovo farò, oggi è domenica, farò un po' di meal prep. Ma ho parlato per 3 minuti e della spesa non avete visto ancora niente. Quindi partiamo, vi ricordo che io ho uno zaino pieno, una borsa piena, ma non vado in ordine. Pesco e quello che esce, esce, ok? Allora, partiamo col pezzo grosso praticamente. Ho preso un paccone di queste, ok? Sono tutte quelle normali ed è un pacco grande perché ha 12 pacchettini dentro. E la cosa bella è che normalmente sono 12 pacchettini più piccoli rispetto al pacchetto normale e quindi è ottimo per me perché mi passa proprio la voglia. Inoltre, queste qua sono quelle che non sono deep fried, quindi sono. Allora, non è che sono salutari, però sono meno fritte, ok? Dice al forno, ma in realtà non sono al forno perché hanno anche l'olio, quindi non andiamo a fare discorsi troppo. Comunque, diciamo che sono meglio di quelle classiche, ok? E qua ci sono 12 pacchetti e quindi questo può essere sicuramente ottimo da portarmi al lavoro mentre io ho questa cosa che devo avere qualcosa da mangiare mentre torno a casa dal lavoro dopo la palestra. Sì, lo so che in quel caso dovrei mangiare qualcosa di proteico, salutare. No, io voglio il mio piccolo snack. Poi, a proposito, ho preso un bel pezzettone di cioccolato fondente di cui già un pezzo l'ho mangiato mentre venivo a casa, un pezzettino, sembra enorme ma non lo era, quindi cioccolato fondente, Kit Kat fondenti, sì, uno è già sparito, lo so, oggi è domenica, dovete perdonarmi. Poi ho preso questi yogurt fat free protein 20 grams che per un attimo credevo fosse un rice pudding che a me non piace per niente, quindi due di questi, uno vaniglia e uno fragola. Mai provati, se qualcuno l'ha già provato questi, intendo proprio di questa marca del Lido, me lo dica, tanto io li proverò credo domani, me ne porto uno al lavoro. In realtà sono tre perché c'è anche questo al caramello. Voi sapete che io quando faccio i video col cellulare non so mai da che parte guardare. Comunque, poi ho preso un bel po' di uova, quindi questo rientra più che altro sull'alimentazione un po' più decente. Queste mi serviranno per il pranzo perché questa settimana credo che farò green beans e uova a pranzo o
qualcos'altro. Comunque cercherò di portarmi una verdura e una proteina. Adesso vediamo, con un po' di formaggio. Poi ho preso questo perché chi ha visto il vuoto alla spesa del scorso mese ha visto che ho preso questo blocco che è enorme e che avrei detto che ci avrei fatto una cosa, l'avrei tagliato, l'avrei messo nel freezer e poi l'avrei scongelato, e ha funzionato perché ha un ottimo prezzo, non è per niente male, è piuttosto morbido anche quando lo tagliate, e ottimo prezzo, non è per niente male, tagliato in 3 blocchi, mi dura tantissimo, quindi questo è super conveniente. Poi ho preso 2 di questi perché mi piace tenerli anche uno vicino alla cucina, così per così odori eccetera, e mi piace tenerne uno sotto al letto perché la mia camera, se io non sono molto spesso a casa, quindi lasciando la porta chiusa eccetera, non è che puzza, non fraintendetemi, però mi piace che ci sia, oltre ad aprire la finestra appena posso, però mi piace anche che ci sia così quel profumo di sottofondo, chiamiamolo così, quindi questi, che non mi ricordo, uno credo che sia lavanda e l'altro Lily of the Valley. E dopo tutte queste cose passiamo a qualcosa di un po' più sano, green beans, un bel pacchettone, sempre tornando a discorsi non snacks, carne, che anche questa di solito la taglio in blocchi e poi la metto nel freezer, così posso scongelare i blocchi alla volta. E poi ho preso un pacco di questi che io adoro, sono le source cheese, e sono 14, ottimo prezzo perché questi erano, non mi ricordo, non costavano tanto comunque, ottima marca, quindi questa è una marca molto buona, e questi mi piacciono e sono buoni, ci faccio il taglio sopra così non esplodono, ecco, non so se l'avete mai fatti questi, ma è meglio che ci fate sempre un taglietto, se no esplodono, e ci faccio un taglio sopra e poi li metto in friggitrice ad aria e mi piacciono molto. E poi qui ho il secondo blocco con il mio zaino. E allora, per questa settimana ho deciso, perché mi sono trovata benissimo la settimana scorsa, di farmi di nuovo una pentola gigante di un minestrone. Perché una zuppa, qualcosa, perché mi sono trovata molto bene andando adesso da lunedì al venerdì oppure da lunedì al giovedì tutti i giorni un'oretta in palestra quando esco dal lavoro, che ce l'ho al lavoro, quando finisco al lavoro entro in palestra, arrivo a casa alle 7:15 e sicuramente già io non sono una che quella che si occupa della casa e cucina, quindi devo avere qualcosa di già pronto, e mi piace l'idea di mangiarmi questa zuppa, e la settimana scorsa mi è venuta molto buona. Non chiedetemi ricette perché io improvviso quasi tutto quello che faccio da mangiare, perché ho una mente, non so come, mi vanto di questa cosa, però mi piace molto perché conoscendo forse anche i valori nutrizionali o come funzionano alcuni alimenti insieme, riesco a buttare dentro delle cose ragionando ma improvvisando anche. Comunque, alla fine ho fatto questo minestrone, questa settimana lo farò leggermente simile ma anche leggermente no, e quindi ho preso della roba per quello. Però la prima cosa che ho trovato nello zaino sono queste, altri snacks. Allora, questi li avevo già presi in un'altra spesa, ve li avevo fatti vedere, sono buonissimi. È una barretta di un biscotto sottilissimo, quindi il biscotto alla fine non è neanche tanto, con una copertura che sa di yogurt e fragola. Non hanno tantissime calorie, non è una cosa super sana sinceramente, però meglio di altre cose, e mi toglie sempre quella voglia di piccolo sfizio da togliermi. E poi abbiamo altro cioccolato, che anche questo l'ho assaggiato, e questo è quello con le nocciole. L'ho assaggiato e vi dico la verità, prendetelo perché costa poco ed è veramente un buon cioccolato fondente, il gusto era veramente buono, cioccolato e nocciole. Quindi per la minestra ho preso ceci, 2, ho preso 2 di ceci che adesso spunterà anche l'altro perché volevo anche un po' di consistenza, almeno aggiungiamo un po' di proteine anche alla minestra. Altri snack. Vi ricordate quando questi ce li avevo gratis al lavoro? Comunque, questo mi ispirava perché era un nuovo sapore, un nuovo gusto, ed è, lo chiamano cheesecake, perché comunque ha questo gusto vaniglia fragola, diciamo così, quindi questo qua nuovo, anche questo, poche calorie, non è comunque salutare, ma mi toglie quella voglia. Mi serviva del caffè, quindi ho preso anche questo. Non può mancare hummus, che io lo mangio con le carote crude e con i cornichons, che udite arriveranno anche quelli. Ho preso, giusto perché erano appunto per la zuppa e non mi interessava molto, questi, come si chiamano in italiano, non passata, la
polpa di pomodoro con i pezzettini, ho preso quelle che costavano di meno, ne ho presi tre perché tanto li devo buttare dentro la zuppa. Poi c'è qua l'altro di ceci, l'altro di questo, che non mi viene il nome. Chi mi segue lo sa che io quando vado al Lidl non posso uscire, è come quando vai da Ikea che devi comunque uscire con una candela, ma io vado al Lidl e non posso non uscire con questi. Lo dico tutte le volte, scusate ma c'è un sole bellissimo oggi, lo dico tutte le volte, per me li trovi ovviamente anche in altri supermercati, ma le Lidl non solo costano leggermente meno, ma sono in assoluto i più buoni. Io ho comprato la stessa cosa da Tesco la settimana scorsa e niente, non sono male, ma niente, a me piacciono solo quelli del Lidl. Vi volevo dire che Damien, molto probabilmente, in realtà forse non dovrei dirlo per non portare, I don't wanna jinx it, però molto probabilmente cambia casa e quindi deve riarredarsi tutta casa e quindi io già mi vedo a passare i weekend all'IKEA e quindi preparatevi perché arriveranno i video. Lui penso che ha già capito che gli ellilizzerò la sua casa, no? Cercherò di essere molto molto discreta, forse. E poi abbiamo un altro di Kit Kat al cioccolato fondente, che sono per me assolutamente i migliori. A me non piace il cioccolato al latte, non piace il cioccolato al latte, quindi lo mangio proprio in casi estremi, ma il cioccolato fondente per me è il più buono. E la cosa buona è che questi sono sempre le confezioni, quelle piccole da 2 barrette invece di 4, e quindi ottimo per comunque togliermi sempre quella voglia. Poi ho preso questo del Lidl perché devo dire che è veramente buono, l'avrò preso almeno a 6-7 volte di già, ha un ottimo prezzo ed è un, come si dice, latte detergente, latte pulente, molto buono devo dire, ho cambiato ma alla fine torno sempre a quello. E poi le cose classiche per la casa, ho preso questo per la lavatrice e aveva un buon prezzo e niente, io non sono fissata con prodotti per la casa, non sono una che compra un detersivo diverso per tutte le cose, ho due cose in croce e gestisco molto bene tutto così, ho due prodotti, massimo tre, che fanno le sue cose, non vado a avere quelle case che apri, hanno, per carità, ognuno ha i suoi hobby, io non ho l'hobby di pulire casa la mattina e la sera. E come ultima cosa, questo per la doccia, non l'ho mai provato, però comunque la marca Lidl di solito per queste cose è abbastanza buona, mi ispirava il colore, devo dirvi la verità. Allora, parliamo di prezzi, perché c'è una sorpresa. Allora, se voi vedete il mio precedente video, proprio quello prima di questo, vedrete che ho comprato in realtà roba per pranzo e cena, quindi non cosine così, snacks, cioccolato, patatine, yogurt, cosine che non fanno parte del vero pasto, ok? E ho comprato veramente, ho fatto veramente una bella spesa e avevo speso alla fine 37 sterline, mi sembra, andrò a vedere, poi ve lo metto qua da qualche parte, comunque sì, mi sembra 37, e quindi era un ottimo prezzo, no? Perché avevo fatto una spesa per mangiare, pranzo e cena, avevo speso abbastanza poco. Questa spesa che invece è basata tantissimo su snacks e alla fine sì, c'è qualcosa per pranzo e cena, ma neanche tanto, l'ho pagata di più. Però c'è anche da dire che ho comprato dei prodotti che non hanno niente a che fare con l'alimentazione, ho comprato questi due, sono 75 centesimi, ho comprato questo qua grosso, erano quasi 3 sterline, c'è questo che costava, non mi ricordo, 1-2 pound forse, non mi ricordo, c'è il caffè che magari costava 2-2,50, quindi sicuramente è vero che dobbiamo togliere un po' di soldi che non hanno niente a che fare con la spesa da mangiare. Però sapete quanto ho speso? Provate in questo momento, vi do 10 secondi e poi per pensarci e poi voi mi dite se ci avevate azzeccato. Ho speso 42,25, lo sto pensando perché ho 42,25, che sterline ovviamente, che sinceramente non lo so, mi sembra tanto per non aver comprato niente per farci pranzo e cena. È vero, c'è anche la carne e tutto. Diciamo che non sono delusa perché alla fine mi rendo conto che appunto ci sono questi prodotti, eccetera. Però insomma non è proprio una spesa da pranzi e cena, da pasti veri e propri. È anche vero che questi snacks un paio di settimane mi durano, c'era la carne, eccetera. Dai, facciamo finta. Comunque, Lidl alla fine dà sempre grandi soddisfazioni, anche se io ho notato una cosa, che ho sentito un'altra
un'altra ragazza che lo diceva anche in un altro video, un suo video di Lidl. Secondo me Lidl, paragonato a 3-4 anni fa, ha meno scelte di prodotti, ha meno opzioni. Se andavi nei reparti surgelati c'erano più verdure, più opzioni, più cose sfiziose. Se andavi anche nel reparto beauty, bagno, c'erano più cose. Nel reparto detersivi c'erano più cose. Non so se me ne sono accorta solo io o è così, però questa ragazza praticamente accennava ad una cosa simile, quindi molto probabilmente non sono la sola che si è accorta di questa cosa. Ok, adesso prima o poi imparerò a capire dove guardare quando faccio i video con il mobile. Ok, vi saluto, adesso io andrò a godermi qualcuna di queste schifezze. Dai, non sono, alla fine non sono esageratamente schifezze, nel mio comprare schifezze mi sono tenuta nel qualcosa di semi decente. Al prossimo video, bye!